Ah, ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Oggi ci dedicheremo a una nuova missione secondaria di nome Cuore Selvaggio. Ci mettiamo subito alla ricerca del nostro amico. Dovrebbe essere vicino come posizione. Infatti è proprio qui. Nilene, dobbiamo parlare. Nel frattempo, non so se avete già scaricato le nuove espansioni, sto parlando dell'armatura nuova, di una nuova... Cosa c'è? Di una nuova balestra e anche una nuova missione, l'oro degli sciocchi. Il titolo dice già tutto. Comunque, parliamo con Nilan. Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? Hear about your notice. I'm a witcher. When do you last see your wife? 5 days passed, before dawn. On my way out to hunt, she were asleep. I come back, I'm no sign of her. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No. My sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked around the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I must have some men folk to scour the woods. Nothing. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around, too. She have any friends? Hannah keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's young'uns at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. Ok, quindi dobbiamo. Chi è che c'ha il singhiozzo? La signora. Ok, quindi prima di tutto chiedi ai vicini di Hannah. Oh, che bel salto. Greetings, you Glenna? Aye. The gristle and marrow is all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times? We talk? She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange? No? A cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. You the butcher's wife? Butcher? Please. Might have called him a butcher when we lived in the shade of Novigrad's walls. Now he deals in carrion, fallen animals. Their bones still fit for soup. So, buying something? Thanks. Farewell. No, non c'è bisogno, grazie. Ok, quindi chiediamo a un altro vicino di Anna. Quello assomiglia a quello di prima. My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, we'll need to go to Novigrad. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Hannah? Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going, or anything else? She said turnips are healthy, and we ought to eat them. I saw her go to the forest, with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. She walked in front of Aunt Hannah. I couldn't see. Thanks. Farewell. Perfetto, quindi abbiamo leggermente intuito
che dobbiamo andare nel bosco, dove abbiamo leggermente anche qui intuito che troveremo dei lupi che ci aspettano. Magari vediamo dove è posizionata la zona. Ah, sta qui. Ok, quindi raggiungiamo il boschetto solitario e vediamo che cosa ci aspetta. Beh, per adesso lupi non se ne vedono, quindi diciamo che la zona è abbastanza tranquilla. Ora siamo nella zona pericolosa e già sento degli ululati. E infatti dovremmo cercare qualcosa, se abbiamo un po' di culo. Diciamo che per adesso... Oh, zitto! No, questa che roba è? No, qua no. Quindi per adesso la fortuna non ci assiste. Sentiamo soltanto dei lupi da lontano. Eccoli qua, da vicino. Però diciamo che non dovrei avere tanti problemi con questi lupacchiotti. Prendete un po' di... avete fatto una brutta fine. Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. I'll pay you twice Neilan's pledge. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her? I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Neilan ought to accept his loss. Move on with his life. Strange. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. What good will it do? I'll not get my sister back. And Neilan's all I got left. I can't lose him too. And, well, he'll not rest till he avenges his Hannah, even if it eats up his life. The man deserves better. Sta cosa mi puzza. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you witchers. You're heartless beasts. Ma secondo me c'è qualcosa che non quadra. Signorina, se prendiamo soldi e basta, a sto punto che giochiamo a fare? Magari mica ci nascondete le cose e ci rendete la vita ancora più difficile. Per adesso siamo alla ricerca di qualche indizio che non trovo. Allora, manteniamoci sulla parte centrale. No, quello è un albero. Idem anche qua. Qua non c'è niente. Beh, dovresti migliorare un po' i sensi, perché obiettivamente non hai una fantastica particolarità nel cercare gli oggetti smarriti. Magari potremmo fare una telefonata a chi l'ha visto. Può essere che ci danno una mano. Oh, oh, zitto, forse ho trovato qualcosa. No, questo è grasso di carne, vaffanculo. Questi sono gli animaletti che ho ammazzato prima. E io che mi ero illuso. Ah, eccola qua. No, questo è un altro. Ah, eccolo qua. Sì, sì, è questo, è questo. Claw marks deep. No man did this.
Cuts made with long claws, flesh torn clear off. This is getting interesting. Eh beh, si fa interessante. Forse qua troviamo qualcosa? Must be a rotting corpse, torn to pieces all around. Werewolf, no doubt about it. Gotta be careful. Ok, quindi a questo punto dobbiamo trovare il lupo mannaro. Quindi Anna non ha fatto una bella fine. Aveva ragione. Blood and paw marks. Wonder where they lead. Shit, climb the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Ok, quindi è salito sull'albero. E dove è andato? Devo trovare altre tracce. Forse qua. Tuft of fur. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Allora invece no, si lava, avete visto il capello com'è bello vaporoso. Ok, non ci distraiamo, poi dopo perdiamo le tracce. Ah, eccolo qua. Ecco, seguiamo il feture. Questa linea di qua. Di qua. È lontano, eh. Ammazza, questo non si lava da parecchio, perché mica giriamo in tondo, no, Di qua ancora. Sento delle voci. Sento che forse siamo nella direzione giusta. Aspetta. Man's clothes. Shredded, but no sign of blood. Who rips their own clothes off? Leaves them in the woods. Vabbè, di nessuno. Qua che c'è? Ecco qua. Questa non è una traccia, no. Looks like a hunter's quarters. E mi sa che devo entrare qua dentro. Vediamo un po' qui se ci riusciamo a beccare qualche cosa. Vabbè, i soldi ce li prendiamo sempre. La balestra. Accendiamo un po' di luce. Notes. Wonder whose. No, qua non c'è. Ah, è un'altra cassetta. È chiusa, ma fanculo. Oh, che c'è qua? No. Ma pensavo di aver visto qualcosa. A volte. No. Qua. No, qua non c'è niente, ok. Quindi dovremo trovare. Aspetta, qua che c'è altre tracce. Qua sotto? Sì. Esamina la tana del lupo. Ah, mi sa che devo usare. Ok, perfetto. Apriamo la nostra tana alla ricerca del nostro lupo mannaro. Esamina. Da questa parte? No. Che c'era qui che non abbiamo visto? Vabbè, è impazzito. Perfetto. Ci addentriamo solitari. Culo selvaggio. Però come energia sto abbastanza. Qua che c'è? Oh, sento un cagnolino che. Che c'è qua a terra? Niente. Un qua. Argento. Non c'è più niente. Là ci sono i soliti funghi. Qua che c'è?
Ok, ah, aspetta che cali la notte. Prima che altro volevo, visto che dobbiamo affrontare il nostro mostro, ecco qua. Questo mi sembra che ci serve per... c'è la rigenerazione e il vigore. Ok, magari lo mettiamo qua, che può esserci da aiuto. E poi mettiamo che ho fatto la stessa cosa due volte, perfetto. Meditiamo e aspettiamo che arrivi il nostro lupo mannaro. Diciamo mezzanotte, come Cenerentola. Vediamo se arriva. Dove sta? Non lo vedo. Eccolo qua. Oh, vieni qua. Ah, c'è pure le figliolette, cioè. Aspetta. Sti cavoli. Ah, si ruba. Ah. No, magari. Ah, bastardo. Fai bravo. E beccati le mazzate. Oh, anche un obiettivo. Stand back, he's dangerous. Not to me, he's not. It's Neelan. Lycanthropy can afflict anyone, but it is a curse, so sorry, but I have to. You don't understand. I love him. He was near to being mine till you came along. Go away, leave us be. What is this nonsense? I love him. Always have. Even after I learned his secret. You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. You brought her here that night. 'Twas the reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. I don't. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. You won't kill anyone, ever again. No! Don't hurt him! Get out of here before I change my mind. Run. Ah! Che cazzo! Muerto! Sorry it had to end this way. Ah, anche un fantastico mutagene. La saliva è la chiave forse per avere... Ah, solo 50 punti esperienza. 50 miseri punti esperienza. Ma vaffanculo. Volevo soltanto uscire e vedere a sto punto che c'era in questa famosa casetta, in maniera tale da vedere se veramente quello che teneva custodito ne valesse veramente la pena. Dovrebbe stare qua dentro. Che c'è? Ah! Abbiamo avuto anche la fortuna di beccare. È cattivo. Ok, mi sa che sei andato. Quindi abbiamo ammazzato Ufo Mannar e Urso. Infatti la spada, entra un attimo in casa e vediamo di aprire
facciamo la signora, però aspetta, prima di avere la signora. Ecco qua, corona, pantaloni, minerale. Vabbè, ci siamo fregati soltanto i soldi. Questa è la signora di prima, no? La vecchia di prima, va? Vabbè. Ok ragazzi, per me questo video termina qui. Vi posso assicurare che ammazzare il lupo mannaro non è stata una passeggiata di salute, è stato abbastanza difficile. Vi consigliano il livello 7 se non mi sbaglio, se non ricordo male. Io ero al livello 9 e ho avuto un po' di difficoltà. La cosa fondamentale è riuscirlo ad incastrare in una determinata zona in maniera tale che lui non vada nelle zone in cui si cerchi di rigenerare, perché se si rigenera aumenta l'energia ed è sempre più difficile ammazzarlo. Quindi l'importante è incastrarlo in un punto e cercarlo di colpirlo ripetutamente. Ok ragazzi, per me questo video termina qui. Spero come sempre che vi sia piaciuto. Non vi dimenticate di commentare, non vi dimenticate di mettere mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.